Con Eric Gobetti, autore del libro I Carnefici del Duce. Una presentazione a Roma, ad Escatelier, giovedì 8 giugno 2023. Ben trovato. Ciao, un saluto a tutti e a tutti. Che lavoro è questo? È una ricostruzione storica sostanzialmente globale dei crimini di guerra compiuti durante l'epoca fascista, quindi un po' in tutti i teatri, sia in quelli coloniali, sia poi in Europa, in Spagna e poi durante la Seconda Guerra Mondiale. Quindi tutto al di fuori dell'Italia? Sì, sono i crimini di guerra commessi al di fuori dell'Italia. L'Italia fascista sostanzialmente è sempre in guerra in tutto il ventennio, negli anni venti nella cosiddetta riconquista della Libia, quindi nelle operazioni antiguerriglia, e poi a partire dagli anni 30 appunto con la conquista dell'Etiopia, quella guerra di Spagna e la Seconda Guerra Mondiale. Quindi di fatto in tutta l'epoca fascista l'esercito italiano si trova a operare in contesti di occupazione e quindi vedendo le popolazioni soggette come nemiche, quindi operando contro le popolazioni civili e di fatto commettendo crimini di guerra anche contrari al diritto internazionale oltre allo stesso codice militare italiano. Come è nato il progetto e come lo hai affrontato? Il progetto nasce un po' come in qualche modo l'altra faccia della medaglia rispetto al precedente libro sulle foibe, sempre edito dalla Terza. Cioè, si tratta di due fenomeni storici che riguardano la Seconda Guerra Mondiale che hanno aspetti speculari. Da una parte del tema delle foibe si parla continuamente, ma in maniera totalmente sbagliata. Nel caso dei crimini di guerra fascisti non se ne parla mai, sono totalmente ignorati. Eppure è un macrofenomeno, un fenomeno enorme che riguarda almeno tre generazioni di italiani, centinaia di migliaia di soldati, anche famiglie coloniali, i familiari stessi dei soldati, insomma coinvolge l'intera società italiana per molti decenni. Eppure è un tema totalmente sconosciuto. Anzi, su questo si è costruito anche un po' il mito, lo stereotipo, gli italiani brava gente. Quindi credo che mi sia venuta in mente come diretta continuazione del libro precedente, cioè la necessità di invece fare chiarezza su questo macro evento storico così poco conosciuto. E ho scelto di declinarlo, diciamo, in maniera diversa dal libro precedente, naturalmente, dove si trattava di smentire certi luoghi comuni sulla vicenda. In questo caso, siccome è un tema molto conosciuto dagli storici, ma invece molto conosciuto dall'opinione pubblica, ho cercato di fare un libro divulgativo che riassumesse un po' tutta la questione attraverso lo sguardo e il racconto di alcuni individui coinvolti in questa vicenda. Non a caso il libro si chiama I Carnefici del Duce, quindi non sono i crimini di guerra al centro del racconto, ma proprio gli individui che hanno partecipato a quei crimini e che li hanno commessi e che li hanno portati avanti. A quali archivi hai avuto accesso? Trattandosi di un libro di divulgazione, un po' una sintesi di altri lavori, di fatto è un libro costruito soprattutto su fonti secondarie, quindi cose già pubblicate. Però naturalmente ho lavorato in parte su materiale che già avevo utilizzato in altri libri che ho fatto in precedenza sulle occupazioni militari dei Balcani, in parte su documenti nuovi invece raccolti da altri colleghi che riguardano il caso coloniale. Comunque soprattutto archivi militari, essenzialmente gli archivi militari romani e altri archivi invece in paesi che hanno subito l'occupazione italiana. Su quali figure ti sei concentrato? I protagonisti sono soprattutto militari, perché naturalmente questi crimini vengono commessi in un contesto di occupazione militare non voluta appunto in territori extra-italiani, quindi soprattutto militari, alcuni più noti, ad esempio il generale Mario Roatta, che è uno dei generali italiani più conosciuti della Seconda Guerra Mondiale, anche ben noto come criminale di guerra. Altri invece molto meno conosciuti, ad esempio mi viene in mente Vincenzo Cuiuli, che era il comandante del campo di concentramento di Arde, in questo caso un carabiniere richiamato anche di una classe anziana, tra virgolette, nel senso che aveva una cinquantina d'anni. E poi però ho scelto anche di provare a dare uno sguardo ad altre figure, non soltanto appunto militari, quindi funzionari civili, poliziotti, per esempio c'è la figura di un agente segreto molto, molto importante, che tra l'altro si caratterizza anche per un proseguo della carriera ancora più rilevante in epoca repubblicana, Giuseppe Piesce. E poi anche intellettuali, noti e meno noti anche in questo caso, che sono legati al regime e che hanno un ruolo importante anche nella realizzazione o nella rappresentazione edulcorata di quei crimini. Anche in questo caso uno si chiama Eugenio Koselsky, un personaggio molto poco noto se non agli addetti ai lavori, un altro invece è stranoto, famosissimo, è Indro Montarelli. Che sorti hanno avuto dopo la caduta del fascismo questi criminali di guerra? Questo è sicuramente uno degli aspetti che in qualche modo spiegano anche la
permanenza nell'immaginario italiano, appunto dello stereotipo del bravo italiano, perché molti di questi criminali, direi praticamente tutti, non hanno subito nessun processo nel dopoguerra, la cosiddetta mancata Norimberga italiana. Quindi in Italia non c'è stato un processo paragonabile a Norimberga o ai processi di Tokyo, ma nemmeno sono stati consegnati, come prevedeva il trattato di pace, questi criminali ai paesi che ne facevano richiesta. Quindi di fatto sono stati tutti nemmeno processati, tranne rarissimi casi. Mi viene in mente Rodolfo Graziani, che forse è il peggiore di questi criminali di guerra, che ha subito effettivamente un processo, ma per i crimini commessi tra il 43 e il 45, quindi dopo questa lunga stagione di violenze, e che però ha fatto 3 mesi di carcere, poi è stato liberato da un'amnistia ed è diventato poco dopo presidente del Movimento Sociale Italiano, quindi del primo partito neofascista costituito dopo la guerra in Italia. C'è una stima delle vittime nei territori occupati? Come accennavo, sono temi molto studiati, ma non quanto sarebbe necessario, per cui su alcuni territori abbiamo delle cifre addirittura anche molto precise, penso per esempio al caso della Slovenia, che è stata studiata molto approfonditamente. In altri contesti invece abbiamo stime veramente molto approssimative, penso per esempio al caso libico, dove si calcolano circa 100.000 civili internati, circa 60.000 morti di fame e di stenti nei campi di concentramento, ma sono appunto stime molto grossolane. Quindi utilizzando queste fonti molto dissimili tra di loro, io arrivo nelle conclusioni a dire che si può parlare di circa 1 milione di vittime dei crimini di guerra fascisti in tutti i territori occupati dal nostro esercito negli anni del regime. Ci dai dei riferimenti web per saperne di più? I miei social, quindi sia su Instagram che su Facebook, Eric Gobetti. Gli appuntamenti più vicini sono appunto quello che hai già nominato, di Roma l'8 giugno. Il sabato 10 giugno sarò a Pavia e il 19 invece alla Manifattura Tabacchi di Firenze. Il libro I Carnefici del Duce, una presentazione a Roma, Escatelier, giovedì 8 giugno 2023. Un saluto e un ringraziamento all'autore Eric Gobetti. A presto! Grazie a voi, alla prossima!